Pinocchio, ovvero 130 anni di successo, una storia nata già antica, già ambientata da Collodi nel passato, eppure ancora storia del futuro, continuamente rifatta, riprodotta, reinventata. Film, serie televisive, animazioni. Pinocchio, parole italiane con sapore toscano, eppure tradotto in 240 lingue. Pinocchio è un libro italiano fino in fondo. Proprio italiano fino in fondo, il libro più italiano che sia stato mai scritto. Ed è però contemporaneamente un libro universale, perché contiene dentro un mito, il mito del bene e del male, il mito del giusto e dell'ingiusto, il mito dell'infanzia e dell'adolescenza, il mito del principio di piacere e dall'altra parte, come antagonista, il principio della realtà. No, vai, vieni qua, Pinocchio! Questo chi è? Come si chiama? Il letto! Che cosa ha Pinocchio? Qual è il segreto dell'eternità di Pinocchio? È intanto un miracolo dell'arte, perché Geppetto riesce a fare qualcosa che non riuscì a fare Michelangelo con Mosè, che quando fece Mosè poi prese un martello, glielo prese a martellare dicendo parla, invece Geppetto riesce a fare addirittura un burattino che comincia a parlare, che si muove. Pinocchio, burattino bambino di tutti i tempi, metafora dell'infanzia obbligata a crescere. Quello che, diciamo, Freud chiamava il principio di piacere, cioè i bambini seguono solo questo, il principio di piacere, sono spinti dalla curiosità e dal cercare di stare il meglio possibile, soltanto che non si può. Capitolo primo, non è così che ci si comporta. Il padre, sono la fatina, gli insegnanti, c'è tutto un contesto che comincia a torturarlo. Pinocchio è il libro più violento della letteratura italiana. È una rassegna infinita di torture, diventerà un somaro, poi alla fine dovrà stare lì a diventare, per essere il bastone della vecchiaia del padre, dovrà lavorare, faticare, va in prigione, poi lo impiccano, insomma gli succede di tutto. Proprio con l'impiccagione di Pinocchio finiva il primo racconto inventato da Collodi, troppo tragico. L'autore fu costretto a proseguire. Cosa succede qui a Collodi? Il personaggio di Pinocchio sfugge a Collodi, cioè sfugge di mano, diventa più forte di lui, ed è proprio il personaggio di Pinocchio che prende Collodi e lo costringe a modificare i sentimenti, a rivedere addirittura tutto il mondo nel quale vive e immedesimarsi forse lui stesso. Pinocchio diventa una vittima del meccanismo repressivo della società. Nella macchina repressiva non c'è volontà di far male, c'è volontà di far bene. E questo che è quello che rende questa storia quasi mitologica, il fatto che questo voler far star bene in realtà poi fa star male. Collodi diventa Pinocchio, come lui capisce che bisogna diventare un bravo ragazzo, ma nello stesso tempo matura un po' di antipatia per i meccanismi che la società usa per domarlo. E allora spuntano il grottesco e la satira. E più che mai Pinocchio diventa metafora in cui leggere di tutto, anche il presente, e magari raffigurarsi per scherzo che il paese dei balocchi che porta alla rovina significa festini, privilegi e auto blu. Il gatto e la volpe sono intermediari finanziari che promettono denaro facile e lo rubano, e che le faine allungano tangenti per coprire il silenzio, e il giudice mette in prigione gli innocenti con un processo brevissimo. Questo povero diavolo è stato derubato di 5 monete d'oro, dunque pigliatelo e fategli fare 5 giorni di prigione. Ma signor giudice, eccellenza! Io credo che ci sia un malinteso qui, bisognerebbe far chiarezza, perché io non credo affatto che Pinocchio sia un libro per bambini. Il vero libro è il secondo più che il primo, quindi non è quello che è semplicemente moralistico, diciamo così. Il vero è quell'altro, quello che butta dentro tutte le contraddizioni di questo mondo dentro. E quello è il vero Pinocchio, e quel Pinocchio là lo possono capire soltanto gli adulti.